Domanda sulle pelli della batteria. Come faccio a bucare la pelle risonante della cassa e ottenere un risultato professionale buono e che non comporta l'accidentale rottura della pelle? Allora, il consiglio che io do è questo: usare questo tipo di adesivi. Sono degli adesivi fatti apposta che si applicano sulla superficie della pelle della cassa o internamente o esternamente alla risonante e rinforzano quello che poi sarà il foro della cassa, perché con un taglierino possiamo seguire il perimetro interno dell'adesivo e quindi usare come guida questo adesivo rinforzato per ottenere un taglio perfetto, e l'adesivo poi sarà un rinforzo del punto tagliato della pelle. Ti faccio vedere come si fa. Allora, qui ho la pelle della cassa. Io di solito cerco di fare il buco della pelle nella metà alta, diciamo, della pelle, ok? Quindi più o meno verrà da queste parti. Giro la pelle perché non voglio che l'adesivo esternamente si veda per motivi estetici. Tengo presente dov'è la scritta, che è qui in basso, adesso come l'ho messa, e vado a posizionare l'adesivo nel punto dove so che verrà. Quindi, se lo volevo qua, dato che ho girato la pelle al contrario, lo metterò di qua, ok? Lo appoggio nel punto dove mi interessa, grosso modo qui, ok? E lo faccio aderire. Questo adesivo al tatto è spesso, quindi è un rinforzo vero e proprio, e quindi sarà assolutamente adesso facile con un taglierino o, come faccio io, con un bisturi che ho comprato in uno di quei negozi che servono gli ospedali, le farmacie eccetera, perché il bisturi ha una lama veramente affilata. Seguirò questo perimetro interno di questo adesivo e verrà un buco assolutamente perfetto e rinforzato, quindi che non si spaccherà. Come hai potuto vedere, la cosa è molto semplice, ci vogliono pochi minuti, il risultato è perfetto e eviti fondamentalmente due cose: che la pelle si rompa e che il foro non venga preciso. Questi adesivi esistono in tutte le marche e in questo caso io ho utilizzato quelli della Aquarian. Puoi trovare nel tuo negozio di fiducia adesivi come questo oppure degli adesivi leggermente più rinforzati, che sono delle vere e proprie piastre di plastica che si applicano internamente ed esternamente alla pelle. In questo modo hai un ulteriore rinforzo del punto di taglio, ok? Se hai altre domande sull'argomento, scrivimele pure nei commenti, e se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un like e iscriverti al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!